Streghe, l'eroina dello scandalo, non è un saggio di storia e non è nemmeno un romanzo. Racconta dei fatti reali con uno stile letterario. Sono tre storie, processi avvenuti 4 secoli fa, tutti quanti in Italia. Il primo avviene a Milano nel 1616 e riguarda una fantesca che lavora in casa di nobili milanesi, nobili Melzi, che viene processata e condannata per stregoneria e poi bruciata al rogo. La seconda storia, invece, è ambientata nella Repubblica di Genova, a Triora, un paesino tra le montagne dietro l'Imperia. E questo è un caso molto grande, perché coinvolge 35 imputate e dura 3 anni e coinvolge tutte le magistrature che si occupavano allora di stregoneria, quindi vescovi, potere civile e Inquisizione romana. La terza storia è ai primi del Settecento, ed è una storia inedita. Che accade a Brentonico, nel Trentino. Perché ho scritto questo libro? L'idea mi è venuta tanto tempo fa, quando ero una ragazzina, andavo in corteo e gridavo insieme ad altre donne: tremate, tremate, le streghe sono tornate. Allora mi chiesi chi fossero queste streghe, perché venivano processate e poi bruciate. Cominciai a cercare dei documenti, del materiale su di loro e trovai alcune storie e decisi che erano delle storie che andavano raccontate, che prima o poi lo avrei fatto. Quello che auguro a tutti quanti noi in questi giorni molto difficili è di trovare la stessa resistenza che avevano le presunte streghe. Erano donne straordinarie, leggendo gli atti dei processi, la loro voce viene fuori forte. Decisa, dignitosa, non hanno tentennamenti, rispondono alle domande, raccontano la loro versione dei fatti, cercano di non farsi intimidire dalle torture e mantengono anche nelle situazioni più difficili dei piccoli, forti gesti di dignità, come Toldina, la strega del Trentino, che confessa qualunque cosa, ammette le sue colpe, ma rifiuta di fare i nomi dei suoi complici. Arrogo, vuole andare da sola.